Liberi.tv, salve a tutti, liberi spazi di parola. Ci troviamo a Cleto, io sono Marco Marchese, sono in compagnia di Giuseppe Filice, che saluto, buonasera, buonasera, benvenuto. Marco. Giuseppe Filice, capogruppo in consiglio comunale, capogruppo di minoranza in consiglio comunale per la lista Insieme per Cleto, e da oggi apriamo questo ciclo di, chiamiamole, trasmissioni, dove si parla di politica e dove si parla di politica caletese. Questo è uno spazio assolutamente aperto, quindi chiunque vorrà usufruire di questo spazio e vorrà venire qui sul nostro divano, su questo, diciamo, studio che abbiamo improvvisato, può venire chiunque. Poniamo soltanto poche ma precise condizioni. La condizione numero uno: no al turpiloquio e alle offese di carattere personale. Punto. Sono finite le condizioni. Quindi chiunque può partecipare, venire a parlare della politica caletese, dell'amministrazione di questo splendido borgo, a condizione che non si offenda nessuno, che non si utilizzano delle parolacce. Poi per il resto possono arrivare critiche anche feroci, sempre restando naturalmente nella civiltà e fra le righe. Bene Giuseppe, allora, c'è stato consiglio comunale avantieri, due giorni fa. Non è il primo consiglio comunale da quando si è aperta la consiliatura dopo le elezioni del 4 ottobre del 2021, però poi ne parleremo nelle puntate successive, via discorrendo. Parliamo del consiglio comunale che si è tenuto appunto avantieri. Io l'ho seguito in streaming, ho visto che è stato un consiglio comunale particolarmente sereno. Diciamo, è stato utilizzato molto fair play, no? Quindi è stato molto sereno, tranquillo, non ci sono state urla, litigate, non ci sono stati poi particolari intoppi, mi è piaciuto, però vorrei che facessi tu una valutazione su quello che è accaduto in consiglio comunale, che cosa è successo, cosa si è discusso, perché l'obiettivo di questa trasmissione è quello di spiegare ai nostri concittadini cosa succede nel palazzo della politica a Cleto e discutere appunto di dove vuole andare l'amministrazione, dove vuole andare il comune, che cosa si vuole realizzare nel prossimo futuro in questo comune, dove va la nostra comunità. Vogliamo parlare di politica con la P maiuscola. Vogliamo continuare a fare politica perché la politica ci governa e si preoccupa di noi tutti i giorni, e quindi anche noi ci dobbiamo preoccupare della politica, proprio in virtù di questo interessamento che la politica ha nei confronti dei cittadini. Perché essendo che i cittadini sono le persone governate, allora la politica ha questa attenzione e quindi è una cosa che riguarda tutti. Non parliamo della politica politicante, no? Quella sporca, quella fatta di cose un po' così e tutto il resto, ma vogliamo dare senso alla politica nel suo senso nobile della parola, e quindi è questo un po' l'imprinting, l'impronta che vogliamo dare a questa trasmissione. Speriamo che magari potremo avere in futuro anche degli esponenti della maggioranza di governo comunale, qui magari anche il sindaco, sarebbe lieto magari di fare un confronto, di ospitarlo, di chiacchierare, di parlare di dove dobbiamo portare questa comunità. Allora, ti ripeto la domanda, c'è stato questo consiglio comunale particolarmente sereno, mi dovresti spiegare cosa è successo e una tua valutazione sul consiglio comunale che si è appena tenuto. Sì, grazie Marco, grazie per l'invito, grazie a Liberi.tv per lo spazio. Come hai sottolineato, sì, è stato un consiglio comunale, come giusto che sia, particolarmente sereno. Questo non è il primo consiglio comunale, ma questo era il consiglio comunale, Marco, più importante, perché l'amministrazione ha presentato quelle che sono state le linee programmatiche. Il giudizio che noi abbiamo espresso, lo abbiamo espresso con molta calma, con molta serenità anche nel corso dei lavori, è stato un giudizio insufficiente fino a questo momento del lavoro che ha fatto l'amministrazione comunale, perché ha fatto un lavoro sostanzialmente adagiandosi sull'ordinaria amministrazione. Le linee programmatiche, per quanto se devo esprimere un giudizio personale, a me hanno lasciato particolarmente deluso, perché
mi sarei aspettato qualcosa, diciamo, di più incisivo, di più importante. Il 90% della politica che si andrà a fare o delle attività che l'amministrazione andrà a fare nei prossimi mesi, nel prossimo anno, anno e mezzo, sono, diciamo, tutte opere o tutti lavori o tutte, diciamo, delle iniziative e quindi dei programmi che avevamo avviato ed erano in fase di, diciamo, di completamento, le opere pubbliche più importanti. Ti pongo però una domanda, perché appunto in consiglio comunale si sono discusse le linee programmatiche, però io mi ricordo che nel consiglio comunale precedente, o forse due consigli comunali fa, adesso non ricordo, è stato approvato il DUP, che è il documento unico di programmazione. Puoi spiegarci che cos'è il documento unico di programmazione? Il documento unico di programmazione, sostanzialmente, lo spieghiamo a chi ci ascolta, sì, è, diciamo, il documento dove l'amministrazione inserisce tutto quello che intende fare, non solo nell'anno corrente, ma anche nell'arco dell'intero mandato. Allora, l'amministrazione comunale di Cleto, sì, forse stiamo pensando la stessa cosa, l'amministrazione comunale di Cleto ha avuto, e io l'ho sottolineato in consiglio comunale, un modo di procedere, un modo di fare particolarmente anomalo, cioè è stato approvato il documento unico di programmazione nel precedente consiglio e adesso sono state approvate le linee, sono state date le linee programmatiche. Aspetta un attimo, allora, dice il contrario. Devo un attimo tradurre bene dal... No, non hai parlato in politichese, per carità, però dobbiamo semplificare ancora di più e quindi spiegare poi dopo alle tante persone che ci ascolteranno, e sappiamo che sono tante, di che cosa stiamo parlando. Allora, in pratica, il documento unico... Tu correggimi se sbaglio. Il documento unico di programmazione è un documento ufficiale dove vengono scritte tutte le cose che si dovrà realizzare l'amministrazione addirittura nei 5 anni. Quindi è anche scadenzato nel breve e nel medio termine fino alla fine della consiliatura. Naturalmente l'osservazione adesso che stiamo facendo qual è? Come è possibile che prima si approva questo documento e poi si discutono le linee programmatiche? Avrebbe avuto un senso logico maggiore prima discutere le linee programmatiche, perché le linee programmatiche si presenta al sindaco con tutta la sua programmazione, che arriva poi dopo alla stesura del documento unico di programmazione, magari anche con il contributo della minoranza se ha voglia di farlo, e poi si va ad approvare questo documento e si ha la traccia precisa di dove si vuole arrivare. Cioè, vale a dire, l'amministrazione parte dal punto A, vuole arrivare al punto B attraverso tutta una serie di iniziative, programmatiche, e poi dove andare a reperire le risorse, come farlo e tutto quanto il resto. Sostanzialmente è stato fatto il contrario. Noi lo abbiamo sottolineato, è un modo di procedere, voglio dire, non è illegittimo, si può fare, però è un modo di procedere, come abbiamo sottolineato, particolarmente anomalo. L'ITUEL, per essere tecnici, l'articolo 46 dice esattamente il contrario. Nelle condizioni normali le linee programmatiche dovevano essere date nello spazio di 15 giorni, cioè nel primo consiglio utile, nell'insediamento. In questo caso, grazie anche ad un emendamento che c'è stato in seguito all'emergenza Covid, è stato dato spazio alle amministrazioni locali di fare nei 120 giorni. La nostra amministrazione si è preso tutto il tempo e quindi noi ci saremmo aspettati una delle linee programmatiche particolarmente incisive, che, diciamo, dessero fiato a quella rivoluzione che era stata preannunciata, che era stata promessa. Su alcune cose abbiamo notato, e questo lo abbiamo sottolineato, si è già cominciato a fare marcia indietro, perché un conto è esprimere una critica ad un'amministrazione stando al di fuori, ma nel momento in cui devi essere tu a guidare l'amministrazione, è chiaro che poi ti vai a scontrare con i problemi pratici. Mi riferisco esempio al pratico. Fatto
mi riferisco al fatto che era stata preannunciata e noi eravamo stati più volte, era stato sottolineato che c'erano stati degli aumenti ingiustificati per quanto riguardava la Tari, la Tarsu. E noi abbiamo in tante occasioni sottolineato che la maggior parte dei costi che gravano sui cittadini dipendono dalla regione, dipendono dall'ambito territoriale e quindi non erano costi che dipendevano da questa amministrazione e che purtroppo la Tari sarà destinata ad aumentare anche negli anni successivi. L'amministrazione, abbiamo visto, il sindaco lo ha detto con molta... con molta calma, con molta sincerità, sarà un miracolo se non aumenta. Nel programma elettorale che era stato presentato ai cittadini alcuni mesi fa, si era data come priorità, come qualcosa di particolarmente importante, se non di imminente, un abbattimento del costo della differenziata, cosa che non accadrà e, ahimè, probabilmente ci sarà un aumento nei prossimi mesi, sicuramente, noi lo scongiuriamo, però sicuramente potrebbe essere in questo modo. Quindi su questo hanno fatto già una marcia indietro. Una cosa che sulla quale siamo rimasti particolarmente delusi è stata la programmazione per quanto riguarda la dotazione organica. Noi sapevamo che c'erano dei pensionamenti, infatti alcuni in questi ultimi tre mesi il responsabile dell'ufficio finanziario, quindi l'ufficio più importante del comune, è stato collocato in quiescenza, a riposo, quindi dal 1 febbraio cesserà la sua attività presso gli uffici del comune di Cleto. E quindi in questi quattro mesi che loro hanno amministrato, noi ci saremmo aspettati una programmazione per un subingresso, per un'altra persona, quindi alla stessa cosa per quanto riguarda l'ufficio tecnico, quindi ci saremmo attesi, ma poi sono sempre scelte che devono fare loro, quantomeno la programmazione di due concorsi per mettere competenza negli uffici, perché questi sono i due uffici. Ma secondo te rischiamo la paralisi degli uffici? Secondo me nei prossimi mesi c'è senz'altro questo rischio, noi lo abbiamo sottolineato in diverse occasioni, c'è sicuramente questo rischio perché... Quanto tempo ci vuole per mettere in piedi un concorso? Si può fare anche nello spazio di un paio di mesi, mettere in piedi un concorso e poi completare il procedimento anche 90 giorni, 120 giorni. Quindi ci sarebbe stato il tempo per poter... programmare dei concorsi. Sono passati più di tre mesi da quando si è insediata l'amministrazione. Ti posso dire, noi abbiamo fatto un concorso dove abbiamo inserito nell'area amministrativa un ragazzo molto preparato, quindi abbiamo inserito competenza, però fare un concorso significa politicamente avere molte pressioni, molte responsabilità, quindi non è facile organizzare un concorso. Io non lo so quello che farà l'amministrazione, però la valutazione che noi abbiamo fatto sul primo pilastro, per usare le parole testuali che ha pronunciato il sindaco, che riguarda la dotazione organica, secondo il nostro giudizio nei prossimi mesi rischiamo veramente la paralisi degli uffici, quindi con delle ripercussioni straordinarie nella loro negatività sui cittadini, perché l'ufficio tecnico e l'ufficio finanziario sono i due uffici più importanti, quelli che laddove c'è competenza riescono a far cambiare passo ad un'amministrazione, specialmente in un momento particolarmente importante, pieno di opportunità come quelle che può offrire il PNRR, e quindi è necessario essere pronti. E a me pare che il modo di lavorare così, va bene che poi c'è un periodo di rodaggio della nuova amministrazione, il modo di lavorare è piuttosto claudicante.
voglio sottolineare che il sindaco non è nuovo, perché non è inesperto, ecco, perché l'esperienza nella pubblica amministrazione ce l'ha, perché c'è da 5 anni ha fatto l'opposizione e altri 5 ha fatto, 4 e mezzo, 5 ha fatto l'amministratore, ha svolto il ruolo di vice sindaco, quindi lui sa come funziona la macchina, sa perfettamente come funziona, e ci saremmo attesi nelle linee programmatiche una maggiore incisività. Noi le abbiamo votate perché novità non ne abbiamo, rispetto a quella che era l'azione amministrativa che abbiamo lasciato noi, non ci sono tantissime novità, cioè il 90% del lavoro è quello che avevamo lasciato noi, e quindi questo significa che avevamo fatto un buon lavoro e loro lo stanno proseguendo. La stessa cosa per quanto riguarda la dotazione organica: il 99% delle persone che noi avevamo utilizzato e che utilizzavamo adesso lavorano al servizio di questa amministrazione, quindi significa che avevamo individuato bene. Ti faccio delle domande velocissime, perché allora io ho sentito nel corso del Consiglio Comunale che è stata posto l'accento proprio da parte del sindaco alla riorganizzazione degli uffici, alla riorganizzazione degli ambienti, no? Degli ambienti comunali, quindi degli uffici dove si lavora. Ma una domanda: il municipio prima funzionava? Il municipio prima funzionava benissimo. E un'altra domanda. Gli uffici erano aperti tutti i giorni? Tutti i giorni, perlomeno quando era previsto? Il servizio, sì. Il personale c'era? C'era, quello che c'è adesso. Ok. E voglio dire, quando si entrava in comune ci sono state delle lamentele formali su, il decoro degli ambienti? Ci sono state persone che si sono ammalate perché c'erano degli ambienti malsani o qualcosa del genere? Io voglio dire una cosa, questo lo voglio dire con grande sincerità, hanno la parola giusta, ammodernato, hanno affrescato gli ambienti, e questo certamente è una cosa che è più bella da guardare. Però c'è da sottolineare una cosa: quello che conta non è tanto il muro affrescato, ma il funzionamento della macchina, io volevo arrivare proprio a questo punto, perché ho notato che si è dedicato in questi 3 mesi abbondanti, in questi 100 giorni abbondanti di amministrazione, la nuova amministrazione ha dedicato tantissimo tempo a delle cose che sono più di facciata, per carità importanti, prima non c'era la saletta riunione, adesso c'è la saletta riunione tinteggiata con un tavolo e 4 sedie, però se questo qui deve andare a discapito di una buona programmazione, noi fra 2 mesi ci dovessimo trovare con gli uffici paralizzati, magari per un periodo lungo, in un periodo importante, perché tu hai bisogno di queste collaborazioni e hai bisogno di queste professionalità, l'ufficio tecnico e centrale, proprio per le ragioni che dicevi, no? Il piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi il fatto che si devono andare a captare questi finanziamenti e a gestirli poi dopo. Allora questo qui può presentare un quadro che ce ne può far pentire amaramente nel prossimo futuro. Noi non ce l'auguriamo, perché quello sul quale bisogna discutere è forse chi, i fili di dialogo che bisogna annodare con l'amministrazione, è proprio questo, no? Perché cioè, la politica non è fatta di due barricate oppure di due trincee con persone che si sparano addosso. Cioè, la politica dovrebbe essere un'altra cosa, ok? E quindi tutti dovrebbero remare più o meno nella stessa direzione, su questo c'è tanto da dire, no? Assolutamente. E quindi queste osservazioni magari possono anche essere utili all'amministrazione. Tu cosa suggeriresti al sindaco di fare in questo momento per scongiurare che ci sia una paralisi degli uffici e che quindi il comune possa trovarsi nella spiacevole situazione dell'impossibilità di captare il finanziamento, di perdere le opportunità o l'impossibilità di gestire l'esistente? Io ho notato una cosa: fino
a dicembre l'ufficio tecnico è rimasto senza il responsabile dei lavori pubblici. È stato fatto un provvedimento, un decreto all'ingegnere che c'era prima. Questo provvedimento poi è stato reiterato fino al 31 di gennaio adesso, e l'altro giorno è stato fatto un ulteriore provvedimento, il sindaco ha fatto un ulteriore provvedimento dove ha prorogato al responsabile dell'area tecnica e manutentiva e urbanistica, ha fatto una proroga fino al 15 di febbraio. Allora, raccordando e contestualizzando tutta questa attività, è un modo che noi valutiamo di procedere, a tentoni, cioè a tentativi, si sta andando avanti, diciamo, quasi mettendo le pezze per emergenza, cioè tampono queste due settimane e poi, esatto, vediamo come va per emergenza. La soluzione importante era quella di fare un concorso. Qualcuno potrebbe dire: ma perché non lo hai fatto tu? Noi un concorso nell'ultimo anno lo abbiamo fatto, due contemporaneamente, non era possibile, anche perché per fare un concorso ci vogliono delle risorse finanziarie importanti. Aspetta, ti voglio fare una domanda difficile ma molto utile. Allora, a te sono mancati... Beh, in realtà in un certo senso anche a me, visto che facevo parte della lista, no? Tu eri candidato a sindaco durante la campagna elettorale e, diciamo, a noi sono mancati 25 elettori per avere una compagine diversa. Cioè, questo per dire che la maggioranza di governo ha avuto 25 elettori che hanno espresso 25 voti in più su una platea di 903, se non ricordo. Di persone, sì, 903 sono stati i voti, e qui ci sono stati questi 25 elettori che hanno determinato chi governa e chi invece sta all'opposizione. Ora ti faccio questa domanda difficile, ma ti voglio volutamente mettere in difficoltà. Su questo discorso del personale, se tu fossi stato sindaco, cosa avresti fatto? Stavo dicendo prima, ecco, io mi sarei adoperato, cosa che abbiamo già fatto, a fare un concorso. Uno lo abbiamo fatto ed è stato nell'area amministrativa, un altro si deve fare nell'area contabile, perché la signora è stata è andata in pensione, e l'altro all'ufficio tecnico. Quindi bisognava, non dico che in questi tre mesi bisognava fare già il concorso, ma quantomeno nelle linee programmatiche che sono state dette, per questo dico sono state insufficienti e sono state poco esaustive, andava programmato, andava detto quello che si voleva fare. Invece noi sostanzialmente, non l'ho capito io, ma non credo che l'abbiano capito i cittadini, cioè quello che si vuole fare con il personale. Non solo questi due uffici, perché l'ingegnere Roseto è stato messo, è andato in pensione il primo settembre del 2020, quindi un poco più di l'anno prima della consultazione elettorale, ma non solo i due uffici più importanti devono essere coperti, ma ci sono anche delle persone all'esterno che da qui a qualche mese andranno in pensione. E quindi si porrà un problema importante di rideterminare la pianta organica. E noi su questo le idee particolarmente chiare le avevamo, cioè sapevamo quello che avremmo dovuto fare, perché il personale, come noi abbiamo sottolineato in tante occasioni, è la parte operativa, cioè la programmazione la fa l'amministratore, però chi realizza poi gli obiettivi, i programmi, sono i dipendenti. Ed è importante mettere, quando si fa un concorso, mettere competenze, cioè fare i concorsi con delle regole particolarmente stringenti, in modo tale che si può raccogliere competenze, inserire competenze negli uffici. Giova a ricordare, tu lo sottolineavi prima e io lo sottolineo adesso perché è un aspetto secondo me importante, l'amministrazione in questo momento è guidata da Armando Bossio che è sì un giovane, ma non un novizio della politica. Sono 10 anni che con vari ruoli
esercita un suo ruolo nell'amministrazione comunale. Se andiamo a vedere la storia familiare, possiamo parlare di un trentennio, voglio dire, perché mi pare che un po' tutta la sua famiglia, forse a partire dal nonno, mi pare che c'è stata poi dopo tutta una prosecuzione, quindi varie generazioni che hanno governato il comune di Cleto. Quindi diciamo che lui ha respirato l'aria amministrativa del nostro comune e comunque negli ultimi 10 anni, per circa 4 anni e qualcosa, ha svolto il ruolo di governo, di vice sindaco, quindi dovrebbe conoscere bene come funziona la macchina comunale, e negli ultimi 5 anni ha svolto il ruolo dell'opposizione, quindi ha avuto anche questa opportunità che completa quello che è la formazione politica. La formazione politica e amministrativa per poter esercitare il suo ruolo adesso di primo cittadino, quindi di sindaco. Allora si resta un attimo sorpresi da questo, non voglio utilizzare termini che poi dopo possono essere strumentalizzati a sua volta, no? Si lavora appunto a priorità, un po' a tentoni, ho avuto già questa impressione. Non mi è sfuggito anche il particolare del sindaco stesso durante il consiglio comunale, che ha detto: ci avete accusato a noi di aver fatto soltanto spostamenti di sedie e scrivanie, cioè, però poi dopo alla fine, voglio dire, se andiamo a vedere la sostanza, è stata quella, sì. Un po' è stata questa qua, che non era niente di cattivo, niente di offensivo, no? Per dire, cioè, benissimo rinfrescare le stanze comunali, benissimo prendere gli archivi, benissimo mettere a posto tutte le carte che ci sono nel comune, va fatto tutto. Però naturalmente c'è un ordine di priorità che bisogna seguire. E l'ordine di priorità ti dice: guarda, tu incominci a vedere quelli che sono i problemi più importanti. Questo è un esempio, un problemone enorme, questo del personale, che andava messo in cima. E se tu l'affrescamento delle pareti e lo spostamento di tavole delle scrivanie lo fai qualche settimana dopo, forse sarebbe meglio. Si sono curati poco alcuni aspetti. Io ho saputo che la ditta che ha realizzato la palestra, che ha fatto un lavoro perfetto, è stata una delle... Io in tanti anni che ho avuto a che fare con l'amministrazione, è stata secondo me una delle ditte più capaci e più corrette nell'eseguire il lavoro a regola d'arte, per tutta una serie di disguidi che si sono creati in questi ultimi 3 mesi. Mi è sembrato di capire, ma è certezza, ha fatto un decreto ingiuntivo perché non gli sono state pagate le competenze. Chiaramente le competenze... È saltato qualche passaggio perché il comune doveva riceverle chiaramente dalla regione, quindi è saltato qualcosa, cioè la pratica è stata curata malissimo. Successivamente, dopo che è stato fatto questa ingiunzione, è stata pagata, però si pone un problema che io solleverò poi nei prossimi giorni. Le spese di questo decreto ingiuntivo se andranno a gravare sull'amministrazione, ne risponderà il soggetto che ha curato la pratica, perché sicuramente nella gestione della pratica è un danno all'ente, ma poi ci sarà la Corte dei Conti che interverrà, e qui sarà un problema, diciamo, sarà un problema per chi ha fatto qualche... Ma ti voglio fare una domanda. Omissione, allora, o è stata poco diligente. Poco diligente, giusto. Ora ti voglio fare una domanda, però, una curiosità. Perché tu sei stato vice sindaco per 5 anni, quindi fino al 4 ottobre del 2021. Qui il ruolo di sindaco l'ha svolto il professore Longo. E tu sei stato in comune ad amministrare praticamente tutti i giorni, no? Quindi hai maturato tutta una serie di esperienze. Ma il sindaco attuale ogni tanto ti chiama per chiederti qualcosa? No, non abbiamo questo dialogo, assolutamente. Cioè, loro vanno avanti per la loro strada, quasi snobbando chiunque. Non siamo mai, addirittura non c'è stato nemmeno il passaggio di consegne, perché magari c'erano delle scadenze che potevano essere utili, diciamo, ad essere illustrate. Non è stato fatto il passaggio di consegne. Non è stato fatto questo passaggio di consegne.
Ed è secondo me un danno per i cittadini perché avremmo dato delle indicazioni, anche se voglio dire loro hanno fatto da soli, non era obbligatorio, però certamente sarebbe stato utile fare questo passaggio di consegna. Quindi dialogo non ce n'è stato. Il passaggio di consegna avviene addirittura nel Consiglio dei Ministri, che non è solo lo scambio della campanella. Ma poi si mettono lì ad aprire i dossier, a dire guarda, lo stato dell'arte di questa cosa, della cosa A è questa, della cosa B è quest'altra, della cosa C è quest'altra cosa. Guarda, molto dialogo non ce ne può essere, perché nel momento in cui è stata elevata da parte nostra, come penso sia giusto, una critica che devo dire sono state sempre bene argomentate, sono state argomentate in un modo assolutamente corretto. Gli amministratori hanno una pletora, come sottolineavi prima tu, una pletora, saranno un 20-25 persone di soggetti che fanno partire un turpiloquio, quindi con espressioni offensive che certamente non giovano al dialogo. Chiaramente il sindaco non ha mai preso posizione, non ha mai preso le distanze da queste persone, e significa che... Hai toccato un aspetto interessante che merita di essere discusso, e però dobbiamo fare un passo indietro. Io ho notato anche un'altra cosa, proprio nel Consiglio Comunale di Arantieri, siccome uno dei punti qualificanti del documento unico di programmazione, abbiamo spiegato prima che cos'è, e favorire, ripristinare, rigenerare, incrementare, adesso non ricordo la formula precisa, il senso di comunità, ok? Che sta nel documento unico di programmazione. A me è sembrato stranissimo che non se ne sia parlato nelle linee programmatiche, cioè il sindaco non ha fatto proprio accenno, quando la campagna elettorale si è scaldata e si è snodata proprio da una polemica che è nata durante la campagna elettorale attraverso un post che la lista a testa alta fece e che diceva bisogna ripristinare a Cletto il senso di comunità, come se il senso di comunità non ci fosse. Quindi poi la nostra lista insieme per Cletto ha risposto, e da lì in poi dopo i toni sono, diciamo, c'è stato un crescendo dei toni, come giusto che sia, normale, non è successo niente di particolare. Però poi dopo sono successe tutta una serie di cose, di cui parleremo a breve, e quindi, insomma, Giuseppe, questo senso di comunità... Senso di comunità per come viene impostato, per come hanno impostato la campagna elettorale e per come si è continuato successivamente, certamente ne esce vulnerato. Da parte nostra non è mai mancato. Io sottolineavo prima... abbiamo fatto delle critiche, io personalmente ho fatto delle critiche dicendo cose anche dure, importanti, però sempre nei limiti della correttezza, nei limiti del dialogo. Qui c'è, purtroppo e fortunatamente, sono tutte persone che sono tutte dall'altra parte. C'è, diciamo, una serie di soggetti che scatenano alla prima critica un turpiloquio, cioè non è corretto sostenere che chi magari esce soccombente da una campagna elettorale deve stare zitto, cioè il diritto di parola, il diritto di critica, ma anche di fare ironia è un diritto che abbiamo tutti quanti. Poi c'è un altro fatto, io faccio politica, siedo, i cittadini mi hanno dato diciamo, questo onore di sedere in consiglio comunale da 25 anni, ho fatto il sindaco, ho fatto il vice sindaco, ho fatto l'opposizione, però certamente la politica si può fare facendo azione di governo, essendo, diciamo, all'amministrazione, ma si può fare anche stando dall'altra parte, stando all'opposizione, perché si esercita un diritto di critica, un diritto di verifica, certamente, e io la vedo in questo modo, perché fare politica non è, come dire, campare di uno, cioè la politica non deve dare lo stipendio, cioè non bisogna essere professionisti della politica. E qui diciamo che il sindaco, il nostro sindaco, è avviato su questa strada. Che cosa ci vuoi dire? Perché
È una cosa che non ho capito. Vuoi dirci qualche cosa? No, no, io l'ho sempre detto, lo dico chiaramente. Sì. Cioè, io svolgo un'attività, svolgo una professione. Nel momento in cui non amministro, io ho il mio lavoro. Ci sono tanti soggetti che vivono e campano di politica. Ma questo è per caso un riferimento al fatto che il sindaco, cioè l'amministrazione, abbia aumentato l'indennità del sindaco, ma di una sciocchezza, è circa il 65% in più, quindi 1700 euro, 1680 euro diciamo netti. Vabbè, questo lo prevede la legge, non possiamo dire ma il sindaco nulla, precedente però, quando prendeva, scusa, giusto per essere spicci, penso sui 700 euro, anche perché chi poi lavora ha un abbattimento. Vabbè, ma il discorso non è questo. Il discorso è, io sono convinto che chi svolge politica lo deve fare perché deve servire i cittadini e quindi deve avere un lavoro, cioè non deve campare di politica, perché questo poi a lungo andare genera diventa una professione e genera ingranaggi che sono particolarmente pericolosi, anche perché il sindaco non è l'uomo solo al comando, dovrebbe avere la collaborazione di una serie di consiglieri che siedono in consiglio comunale, di una serie, se vogliamo, di volontari, però questo è un argomento che poi affronteremo in un altro contesto, c'è tanto da dire, non lo affrontiamo proprio adesso, proprio una puntata ad hoc sul volontariato civico. Sul fatto che abbiamo sottolineato dell'aumento delle indennità, alcuni sindaci, mi pare di aver letto il sindaco di Polistena, addirittura hanno preso posizione destinando una parte dell'aumento delle indennità che nella maggioranza di governo è stata votata unanimemente, le hanno destinate ad altre, diciamo, ad altre attività. E io dico sostanzialmente questo, è giusto, cioè lo prevede una norma dello Stato, lo prevede una norma dello Stato, però così come sono stati attenti ad allineare le indennità, io nel Consiglio Comunale ho sottolineato che si sono fatte tante parole per quanto riguarda la solidarietà, per quanto riguarda progetti a favore degli anziani, però ancora non sono riusciti a spendere dei 26.000 euro che avevamo lasciato, 10.000 euro circa, che riguardano la solidarietà alimentare, e va fatta soltanto una graduatoria. Ma però se il tempo è stato dissipato, quella storia lì è una storia che parte addirittura ad ottobre, cioè ottobre, prima luglio, agosto. No, il bando è stato fatto a luglio, eravamo nelle condizioni di distribuire, dare queste somme. Ma sarebbe caduta la campagna elettorale la settimana prima, e abbiamo valutato. Però era tutto pronto. Cioè, la settimana dopo si potevano distribuire. Ci è voluto dicembre. Non solo, erano 26.000 euro e 10.000 sono rimasti dentro le casse comunali. Cioè, ci sono persone che hanno preso un buono di solidarietà alimentare di 50 euro, che mi sembra quasi offensivo. Ma secondo te, perché non sono stati spesi tutti i 26.000 euro, invece di dare, contributi di 50 euro, che mi sembra veramente una mancetta. Beh, queste sono delle scelte, i criteri li avevamo... però la scelta è sbagliata. I criteri erano stati individuati, nel bando erano stati individuati da noi, però dato che si tratta di misure urgenti, di misure che devono essere, somme che devono essere date tempestivamente, insomma, questo lasso di tempo non è giustificabile. Ho detto al sindaco che a pensare male spesso si indovina. O ci si coglie, come diceva qualche politico più importante di noi, o non sono in grado di saperli spendere, questo ci rifiutiamo di pensarlo, oppure, e questa è la cosa più probabile, c'è un contrasto tra quello che vogliono fare loro, perché la politica, gli amministratori pensano di poter gestire in un certo modo, e quello invece che intende fare l'ufficio, che è solitamente è quello che maggiormente è vincolato alle norme, è quello che si assume la responsabilità. Mi è venuto però in mente una cosa: tu in merito hai presentato
già da diverse settimane un'interrogazione è: ma sbaglio a norma di regolamento, all'inizio del Consiglio Comunale doveva essere data risposta a questa interrogazione? Sì, sì, non l'hanno fatto. Io nell'ultimo Consiglio, visto che nel precedente ci sono stati dei battibecchi, chiamiamolo così, tra virgolette, nell'ultimo Consiglio ho richiamato un pochino quello che è il nostro regolamento anche sul modo di fare i lavori, e devo dire che diciamo, i lavori si sono svolti in modo molto corretto. Per quanto riguarda le interrogazioni, diciamo, la Presidente del Consiglio Comunale deve prenderci ancora la mano. Deve guardare meglio il regolamento. Prendere l'abitudine, in un certo modo. Per quanto riguarda le interrogazioni, solitamente alle interrogazioni si risponde per iscritto. Nel momento in cui non si risponde per iscritto, la risposta dovrebbe essere data nel primo consiglio utile, cosa che loro non hanno fatto. Avranno le loro ragioni, chiedere è lecito, rispondere è cortesia. C'è la serie di scrivere a spostare. C'è una battuta. Che nessuno se ne prenda a mano, non stiamo offendendo nessuno, è ironia. Va bene, e io volevo anche ricordare un'altra cosa, perché adesso siamo andati a ruota libera, però volevo riportare un po' questo nostro dialogo sul famoso senso di comunità, perché giova ricordare alcuni punti fermi, perché la storia ci insegna sempre qualcosa, anche la storia recente. Allora, durante la campagna elettorale parte un post della lista a testa alta per Cleto: bisogna recuperare il senso di comunità. Risponde la lista insieme a Percleto: vedete che vi siete sbagliati, qui non c'è un senso di comunità da recuperare, perché il senso di comunità a Cleto c'è sempre stato. Semmai possiamo ragionare su come migliorare un senso di comunità che comunque c'è e che ha sempre caratterizzato Cleto. Poi però che cosa succede? E arriva l'esito del voto del 4 di ottobre. Ripeto, 25 elettori hanno determinato chi governa e chi invece controlla. Ok? Parte una sfilata, zero norma anti-Covid come se non esistesse. Questa sfilata, voglio dire, di naturalmente gioiosa di tutti quanti i sostenitori del sindaco Bossi, della lista a testa alta, è una cosa assolutamente normale. Magari bisognava stare un po' più attenti, però vabbè, la situazione del Covid lo permetteva, però esistevano anche all'epoca delle regole. E succede che davanti casa dell'ex sindaco una sostenitrice ha avvertito, non lo so, il desiderio, il dovere, l'esigenza di mostrare una parte intima, se vogliamo, del suo corpo, dalla parte posteriore del suo corpo, a tal punto che l'ex sindaco si sorprende e dice: ma io non ero preoccupato per quello che stava succedendo, io in quel momento mi sono preoccupato che potesse cadere dalla macchina. Poi ci ho pensato a tutto il resto, no? Poi naturalmente da quello stesso giorno sono partiti una serie di attacchi proprio inusitati, personali, nei confronti tuoi, miei, anche di qualche altro. Io ho avuto pure dei bei manifesti, vabbè, ma questo ci sta, questa è una cosa che ci sta. Vabbè, il manifesto di Sfottò magari può passare di comunità. Però scusa, quando poi, che ne so, su Facebook si incomincia a sentir parlare che non avete diritto di parlare perché avete perso, come se la politica fosse una partita di pallone. E tu sei uno scemo, e poi non dico accompagnato da altre parole. C'è stato un appello a isolare, non dategli retta perché questo è uno straniero, cioè non è di qua, quindi sì, non ha diritto di parlare. Cioè, ma ne sono successe, e noi abbiamo contato circa 25 di queste persone, che poi comunque una parte si sono spente perché abbiamo saputo che sono partite dalle telefonate. La domanda che mi pongo è questa: se noi avessimo avuto questa risma di sostenitori, non ci saremmo sentiti un po' in imbarazzo?
Io personalmente sostenitori di questo tipo non ne ho mai avuti, vicino a me non ci sono mai state persone di questo tipo, cioè che hanno fatto questi turpiloquio, che hanno offeso in un modo E mo così. faccio l'avvocato del diavolo, perché siccome il sindaco l'ha detto questo, l'ha detto a me in una conversazione privata, e dice, vabbè, ma sai, le azioni sono personali e io che cosa ci posso fare? Tu cosa No, su rispondi? questo no, non sono assolutamente d'accordo. Il sindaco che ha una responsabilità di governo, amministrativa, ne deve prendere le distanze. Qui mo, veramente c'è il vecchio adagio, chi tace acconsente. Cioè, il sindaco non ha mai preso le distanze da questa, da queste persone. Io ti posso dire una cosa, noi nei piccoli paesi la politica, poi il voto viene espresso a volte per simpatia o per antipatia. Noi la differenza poi è stata diciamo minima, però una parte di consenso noi lo abbiamo perso perché abbiamo avuto la forza come amministratori di dire no a determinate richieste e a determinate cose. E dall'altra parte, per riallacciarmi a quello che tu hai espresso bene sul senso di comunità, ci sono persone che a me risulta in modo cristallino, che hanno raccolto firme perché temono che a Savuto, nel centro di accoglienza dove noi abbiamo investito tante risorse e tanto tempo, possano portare, per usare le parole terribili, dei neri. E su questo nessuno, né il sindaco e né i consiglieri, hanno mai preso posizione. Cioè, con persone che sostengono del genere, che sostengono un'amministrazione, io credo che non si possa parlare di senso di comunità. La comunità deve essere accogliente, la comunità si deve adoperare per eliminare tutti quegli ostacoli, come dice l'articolo 3 della Costituzione, che impediscono l'uguaglianza fra le Adesso. persone. E quindi si deve adoperare per eliminare indistintamente tutte le discriminazioni. Giuseppe, abbiamo detto veramente molto per questa prima puntata, può bastare così, ma parleremo in più giusto per creare un po' di aspettative, poi nella prossima puntata magari parleremo dell'aspirante pistolero. Vi lascio un po' con questa curiosità, che noi ci scherziamo su, però è una cosa molto seria ed è un ragionamento che bisogna affrontare, sviscerare perché è importante. Questo riguarda un po' il senso civico, no? Facendo Senso un po' di ironia civico, su questo, si però a lega. volte manca in alcune persone il senso civico. E Sì. anche qui chi ha responsabilità amministrative avrebbe dovuto prendere Delle posizioni. delle posizioni particolarmente chiare, particolarmente nette. Quindi salutiamo i nostri ascoltatori, ci vedremo prestissimo su questi schermi, auguriamo a tutti buona serata, io ti Gra ringrazio per no, essere grazie a qui. te, grazie a Liberi.tv per lo spazio e per la chiacchierata. E E naturalmente, grazie a chi ci ha ascoltato anche. assolutamente grazie a tutti voi ascoltatori, naturalmente qui ci sono degli spazi liberi su questo divano, per cui se vorrà venire a dialogare con noi anche qualche esponente della maggioranza di governo comunale, il sindaco stesso è assolutamente il benvenuto. Come vedete, sono delle chiacchierate assolutamente serene. Può scappare la battuta, anche l'ironia, il sorriso, perché non dobbiamo essere sempre accigliati, rancorosi, tutte queste cose qui. Bisogna parlare di tutto, ma bisogna parlarne sempre serenamente e possibilmente anche in allegria. Auguro a tutti una buona serata e alla prossima puntata.